Guardo i maschi che non gli affari, ma quello questi sono contatti. Basta, basta, che cosa ha chiesto? Scusa Giovanni, non volevo rispiegare. Abbiamo sospeso di questa base. Chiesto di vederla. Abbiamo fatto un corso su quale nostro servizio. Il calcolo di una retta, ha scritto proprio il numero sbagliato in una retta. Ma era proprio un errore. Sì, che è un errore materiale. Quello che... Allora, numero 29 del vicepresidente. Rilascio dell'accreditamento istituzionale a CRES, RSA psichiatrica, il Cicalotto di frazione Nava Fornasio Imperia, numero 30 del vicepresidente, piano triennale per la riorganizzazione e razionalizzazione della rete delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio, indirizzi alla ASL e all'ARS. Numero 31 del vicepresidente, approvazione contratto 2014 con l'Istituto Poligrafico e Z dello Stato per fornitura ricettari, impegno di euro 753. Del vicepresidente numero 32, approvazione progetti presentati dalle ASL Ligure per l'utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni ex articolo 21 del decreto legislativo 158 anno 2012, impegno di euro 464.198. Può vedere, tanto che facciamo una prossima 32 rinviata. Poi, del vicepresidente numero 33, accordo di programma investimenti ex articolo 20, legge 6688, intervento codice, ASL Savonese, varianti attuative. Numero 34, genitore in via. Franco, posso chiedere una cosa su questo? Cioè, come il discorso degli alloggi di Pietra Ligure, che è 3 anni che si paga nella variante degli interventi sugli investimenti della ASL? Ho visto che c'è l'intervento su San Paolo. La 30, siamo arrivati a 30. La 30? Forse ma attenti. No, allora, torniamo alla 30. La 30. Piano 30. La riorganizzazione. La 30 è il recepimento di un piano della, di un documento fatto dall'ARS, diciamo derivanti dall'indicazione del Ministero, sugli adeguamenti che devono avere le strutture per, in base alle dimensioni di laboratorio, quelli che fanno fino a 200.000 esami, quelli che fanno fino a 300.000 esami, tecnologico e strutturale. Quindi essendo un piano va in consiglio? Va in consiglio essendo un piano o no? No, è un documento tecnico da passare alle ASL. Volete vedere o no? Va bene. Sono indirizzi alle ASL. Allora, torniamo alla... Quindi abbiamo sospeso la 32. La 32 è rinviata. La vuoi 32... vedere meglio anche la 33, Lorenzo? Vuoi vedere? Ma questa cosa di Pietra Ligure è da tanto tempo che dobbiamo fare. Allora, 32 di Natale facciamo a questo punto tra 2 settimane, con la Claudio, insieme alla Barra Sabatia. Ah, va bene. 19. Sì, perché Claudio la prossima. Fa adesso. Guardiamo Gioia, diciamo adesso. Invece la 30 allora va bene. Poi 35 dell'assessore Palta, riconoscimento dell'evento emergenziale del 19-23 agosto 2014 come evento di interesse regionale, sì, l'articolo 3,1 legge regionale 9 del 2000, è il nostro provvedimento per quello che è accaduto. Ma l'altro non lo chiediamo nemmeno. Quindi. No, l'abbiamo chiesto, però non siamo certi. Avevo capito che avessimo... sempre in batta la mancata richiesta con qualche soldo, no? Abbiamo fatto la richiesta,
cioè comunque avevamo promesso di farla, per cui sono più coerente così. Poi dopo sono io ce li danno a fare il bando, lasciare la alla delibera in assenza, aspetta, non ce l'ho. Non lo faccio stampare. Vai, facciamo un allora, numero 35 e 36, aspetta, assessore Paita, integrazione della deliberazione 640 del 2014, linee guida e procedure per la formazione del volontariato di protezione civile, articolo 21, comma 3, legge regionale 9 del 2000. Quindi spendo un secondo perché c'è una richiesta ormai storica da parte delle varie situazioni pubbliche di assistenza, di far parte della rete di protezione civile, un tema che avete sentito dibattere diciamo, in tutti i modi possibili. Loro devono sottostare ad una serie di regole, diciamo anche non particolarmente come dire, perentorie, nel senso che sono diciamo, questioni legate alle divise, ai mezzi, che si possono tranquillamente vedere nell'ambito di una discussione condivisa. Allora, stiamo dando degli indirizzi generali per arrivare a questo obiettivo, ok? Quindi l'indirizzo di oggi è di fatto una reiterazione di mandato al coordinamento della protezione civile con i propri referenti, però in questo, diciamo, in questo nuovo mandato noi come regione ci prendiamo l'onere di dare una serie di indirizzi che cerchino anche di favorire questo percorso di inserimento anche del pubblico assistente all'interno del circuito della protezione civile, perché già di fatto questo lavoro lo fanno e quindi sarebbe abbastanza assurdo non riconoscere un termine di valore. Quindi che sia chiaro che c'è un carattere generico ancora nel provvedimento, però lo scopo nostro è arrivare lì. Già rimosso il primo ostacolo perché esatto. Negli albi regionali sì, si potevano iscrivere solo con un'attività, allora essendo iscritti per la sanità non potevano iscrivere e questo l'avevamo già perfetto. Allora, numero a questo punto 38 del presidente, approvazione è una richiesta di parere su bozza di deliberazione al consiglio, approvazione programmi di cooperazione Italia-Francia al CoTrA, Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e del piano d'adozione investimenti territoriali integrati. Quindi. Allora, quindi poi, vado a vedere fuori sacco. Allora, del presidente, concessione del patrocinio ed uso del logo della Regione Liguria ad iniziative varie. Poi dell'assessore Rambaudi, deliberazione 845 del 2014, contributo di solidarietà, correzione e malore materiale. Io c'era una cifra sbagliata, non era. Assessore Rossetti e vicepresidente. Allora, deliberazione numero 326 e 343 2014 del direttore generale dell'AS4 Chiavarese concernente il bilancio di esercizio 2013. Allora, del vicepresidente, sentenza Corte Costituzionale numero 162 del 2014, procreazione medicalmente assistita. Franco, giusto, un po'. Allora, questa è la delibera che recepisce il documento approvato all'unanimità dalla conferenza Stato-Regioni ieri. Nel senso, la conferenza dei presidenti ieri e l'altro ieri la commissione salute, che stabilisce le direttive per la procreazione medicamente assistita. Nella delibera noi l'abbiamo preparata ieri pomeriggio e nella delibera noi recepiamo il documento che è stato anche presentato dal presidente della conferenza
Marino ha venuto ieri prima di trovarlo, abbiamo mandato all'Agenzia Sanitaria Regionale di determinare un atto di indirizzo per la definizione dei criteri, dei requisiti come scritto nel documento, e anche come terzo punto evidenziamo la necessità che venga inserito nel DPCM di adeguamento dei LEA, perché tra parentesi nei LEA non c'era nemmeno la presentazione mobile. I criteri sono ben precisi e sono nel documento contenuti, cioè vi è tutta una serie di requisiti sia per il, diciamo, la coppia sia per i femminili e maschili, l'età deve essere l'età fertile, è sconsigliata oltre i 50 anni, ci sono tutti i punti. Quando ci può andare una famiglia lì da noi a fare? Allora, i centri nostri, quindi i due centri che già fanno la fecondazione omologa, che sono il centro del dottor Costa, che prima era dell'Evangelico, prima era del Galliere, adesso dell'Evangelico, e il centro della dottoressa Anserini, che è a San Martino, loro, su mandato, possono già cominciare a fare le visite e a recepire le richieste dei potenziali soggetti che possono fare le cose. In teoria, dal punto di vista tecnico, non ci vuole niente, perché i criteri sono sia di donazione e conservazione. Sì, diamo un messaggio a queste famiglie, cioè in teoria, scusate, in pratica quando si possono andare? Ci vuole il donatore, suppongo, no? Come? Ci vuole il donatore. Ci vuole il donatore, certo. Quindi, cioè, che messaggio diamo alle famiglie? Famiglie che possono, secondo me, io poi sono successivamente ottimista forse, ma che possono cominciare a contattare sia il centro del dottor Costa che il centro della dottoressa Serini per cominciare ad essere visitati e verificati. Da subito? Ma secondo me la prossima settimana. Tra l'altro vengono le due pagine. Sì, nella conferenza ci sono sia la dottoressa Serini che il dottor Costa. Quindi a questo punto diranno un po' loro. Sì, i dettagli tecnici li hanno. Forse adesso fa la presa al carico, una specie di. Si può dire censimento. Sì, devono fare che rispondano ai criteri, vedere gli esami, perché ci sono diversi requisiti anche clinici. Sarà meglio se andiamo a due, no? Giusto? Siamo sufficienti, due di Liguria. No, no, la Liguria potrebbe anche avere uno solo. Sarà meglio se andiamo a due. Sì, perché adesso immagino che tutti vorranno. Ce ne sono centri che possono anche collaborare e fare il protocollo di Cesarini, un po'. Vabbè. Sì, partiamo. Sono domande, chiarimenti, immagino che siano ancora su. Se volete posso far fotocopiare il documento, se non ce l'avete. Beh, questo è era utile, bravo. No, no, vai in piattina di buon anno. Mi pare di capire che sostanzialmente quindi il rapporto con il nazionale è ancora legato al LEA. No? Basta. Cioè non si può, nuova legge, non serve. La legge, diciamo, così, così come diciamo fuori dall'accordo, non emendata, ma cioè, con le cancellazioni d'accordo. Quella è procacciata, è un reato, quindi automaticamente è legge. Però non è più illegale, quindi questa non è disciplina. Questo è scorso secondo. Aspetta, la legge che dice. Bravo, bravo. Hai superato il suo tempo. Bene, quindi, ma scusa, Bonani, ma non dovrebbero avere già, come dire, la banca. E allora ti posso la delibera e avere già integrazione, sì, linee guide per la formazione del volontariato, linee guide per la formazione del volontariato, la civile, era quella. Io mantengo la tesione di generale.
10 con 12, va. Ciao, sì, mi tutto. Sì, grazie, sì, grazie. Questo argomento, perché è firmato nella non sulla carta. L'altro già firmato. Grazie. Tu atletico della ragazza grande. Ah, sì. Qualche mese qua. Però il collegamento a Caviglia. Magari. E quindi non è rotto, sarà lesionato. No, no, sarà rotto proprio. Sì, ma dice che è uno di quelli che si cicatrizza. Sì. Io sono tutte imitazioni paterne, non sono rotto tutto. Yeah. Allora, assessori Barbagallo e Rossetti, raccolta funghi e fuggi spontanei nelle foreste appartenenti al patrimonio regionale. Cosa mi fate? Rossetti dice. Per esempio, è forestale, per stabilire una somma per chi raccoglie i funghi. Come minimo ti riparo un provvedimento senza mettere la firma. Numero uno, il funghi. Senza fargliela vedere prima, averla approvazione. No, ma fa la prima adesso. Contabile, è la cosa più per incassare i soldi. Ma non c'è, vabbè, perché speriamo alla norma. Stai gravando la tua posizione, Barbagallo. Siamo la libertà di raccogliere. Noi usiamo i funghi per stappare la tappa del giro di cielo, quella che sia mai stata. Che mi riducete a me a dicendo no, no, finanziaria. Andiamo avanti, dai. Poi dell'assessore Rossetti, anche l'inquadrazione capitoli nell'ambito delle unità previsionali previste dalla legge 43 del 2013, istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e del lavoro, ARSEL Liguria. Abbiamo supplito con il MIDIS oggi, la settimana prossima cerca di fare, trovare una lista. Sì, ma non è tutto il documento. Bene. Poi un argomento dell'assessore Paita, coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile e gestione dell'emergenza regionale, sisi l'articolo 2,1, lettere B e C della legge 225 del 92. Bene. Comunque è lo stesso tema di prima, volevo solo chiedere il riferimento, ma poi ci sono alcune comunicazioni. Pensavamo che l'ipercinetismo della Gabriella fosse legato al professore precedente. Invece no, più o meno in Italia. No. Invece non ha niente a che fare, no. Professore di allora, comunicazioni del presidente. Allora, del presidente, quindi richiesta del Gonfalone per la cerimonia processione Natività Maria Santissima Masone, 6 settembre, Mascimano, consigliere Marcella. Consigliere Marcella, tutte e due? Allora, una sola. Amazone sei un po' sul confine lì. Amazone Figlietto, pure. Alla zona un po' di confine. Poi invece. Si cade da Gera. Non mi ha firmato, sì. Poi poi no, di nuovo Gonfalone per la cerimonia Repubblica Partigiana di Pigna e ci va la, il consigliere il presidente. Poi invece la cerimonia di anniversario e nascita presidente Sandro Pertini sabato 20 settembre alle ore 20:30 a Stella. Qua bisogna individuare. Vai tu Lorena. Ci vuole un solo mese. C'è la tappa fissa. Vai te. Non cambiato, devo vedere a che ora mi hanno messo. Perché c'è ci va Angelo. Savonese. Vai sapere. Tu e Savonese. Poi non è che sono tanti. Ho voltato di queste qui, non si può neanche lui. Stai mollando. Stai mollando. Stai mollando.
21 dicembre, festa patronale Nostra Signora Dolorata. Chi ci va? Chi ci va? 17:30. Ma che giorno è? Domenica 21. Guarda, non ne faccio tante, ne faccio sempre. Maggiore, ci mandiamo tre contemporaneamente, non ce la faccio. Guarda che un giocatore si deve dare coraggio, deve altruismo, no, se sbaglia un calcio di rigore. Andiamo maggiore, di quelle parti. Io non ho altro. Va bene, dai, vediamo di fare un giusto, non troppo lungo. La conferenza stampa alle 13. Facciamo vedere. Ancora vediamo un po' le cose che ho preparato io. Guarda, sì. Cominciamo dal fondo, come sempre. No. Oggi presentiamo una scheda che ho chiesto Lorenzo di preparare sui mini, perché Repubblica Fonteista ci dà una copertura modestissima, diciamo, mi pare che sia il 13%. Rispetto all'obiettivo europeo che è 33, invece noi siamo al 27 perché abbiamo fatto un lavoro molto orientato anche al privato sociale. Sì, la spiegazione che ci siamo dati è quella che probabilmente la fonte Istat ha rilevato in quel caso una stabilità nazionale solo i nidi gestiti direttamente, perché c'è una differenza troppo elevata dal 13 al 27. Cioè l'Emilia è la prima col 27, noi siamo nella fonte Istat. È evidente che se poi calcoli quelli, anche altri cresceranno. Poi non so se considerano in primavera, quelle tabelle che fai. No, le sezioni primavera. Ma è chiaro che se tu. Ma neanche nel nostro contesto. Ah, no, nel nostro sessione. Ma è chiaro che se tu prendi la quota di bimbi 0-3, e noi abbiamo la primavera da 2-3, togli i bimbi o metti quelli che vanno in primavera, non è che poi. Sì, c'è un problema di. Vabbè, la morale è che noi abbiamo dei servizi compresi, questi convenzionati, eccetera, eccetera, come si chiama? Accreditati, no? Noi c'è un servizio per circa 1.500 bimbi su 13.000, mi pare. Fascia del calcio, sicuramente, che porterebbe al 27%, quindi molto vicino ai obiettivi. È illustri te oggi questo, ovviamente. Poi no, mi è spiaciuto perché c'era stato un infatti di Guido che era pronto da un po', ma poi non avevano trasmesso. Ma questo fatto una settimana obbliga a fare. Ma è perché era già da quel dì che ero visto. Scarto, poi oggi presentiamo un'azienda che è la Tossini, diciamo, nel settore alimentare, che ha 189 dipendenti. Caccia col formaggio, caccia in genere, trasporto in tutto il mondo. Siamo un po' ammorbidito che c'è una parte molto critica, adesso mi bloccare, ma adesso stanno. Sto litigando. Poi presentiamo una scheda che riguarda le infrastrutture, che è il ponte della volta, che è un'opera storica, diciamo, attesa da tanto tempo da Cairo. Che viene fatto per circa metà con fondi statali, metà con fondi europei, che è stato fatto e che viene inaugurato il 30 settembre. Mi pare che sia consiglio la tracciata della provincia, non abbiamo polemizzato, magari lo sa, ma chi non si sa ancora allora. No, cerchiamo di parlare pomeriggio. Ah, perché va da Cairo a Carte? Sì. Va bene. Stessa cosa. Bene, che parte lo prendi.
Vabbè, dai. Questa cosa qui che praticamente con la vispa, diciamo, risolve la stragrande maggioranza dei problemi di qualità, con la vispa e con quella di mulino, del mulino. Sì, quella del mulino. No, qua il mulino, la stragrande maggioranza, quasi finito. La rotonda, infatti. Poi l'altra scheda riguarda la scuola di Bolano, che alla fine si inaugura il 13 settembre per ciò che riguarda la scuola d'infanzia, no? Giusto? Non si sa ancora quando inaugurano l'altra. Siamo l'altra dopo l'8 di novembre. Ah, ecco, qui a voi. Beh, sembra che si guarda anche durante le vacanze di Natale, quindi spesso si guarda. Va bene, poi ho messo un po' di tappe che faccio, non solo in lavorazione, ma anche in visita. Ce ne saranno parecchie altre, perché ho un mese pieno. Ma comunque, oggi vado alla fiera di Piero di Te con l'Expo Valle Arroscia, no? Che è stata replicato dal processo lo scorso anno e è stato tantissimo. Invece vi ricordo Ventimiglia spostata, vorrei che ci fosse tutti o almeno tutti quelli che possono, so che non può Claudio che è via. Facciamo mezzogiorno, cosa insieme, dopodiché alle 2 si fa l'incontro delle due giunte alla porta annunziata. Lì sono molti temi, ho visto che sta prendendo molto campo la questione dell'Eroia, ma questa questione dell'Eroia chi è titolare per questa amministrazione per noi? Perché finora no, stata... abbiamo finito la parte urbanistica, no? Finora loro sono stati Erenzo e infrastrutture, sviluppo economico e urbanistica. Urbanistica. Adesso lì mi hanno chiamato durante le vacanze per dire se era vero che c'era stata interesse da parte di Outlet sostanzialmente. Ma io ho detto di sì, nel senso che formalmente no, ma informalmente sì, mi sembrava anche giusto dire la verità, nel senso che è venuto a provare quello che ha fatto con il Serravalle, ma da noi interesse. Ora, io penso che lì bisognerà dire che si fa un gruppo di lavoro comune regione, che sostanzialmente sulla base di una griglia che è già abbastanza chiara, finita, sì. Stabilisce una tempistica entro cui quelli che hanno cose da dire coerenti con quella linea manifestano l'interesse. Ma adesso l'area fisicamente di chi è? Sempre della teoria. Sì, perché non penso che sia stata oggetto di vento. Noi ci siamo occupati soltanto dell'area, delle varianti di campo urbanistico. Quindi poi è la ferrovia ora, che metterà in campo. No? Lunedì, no. Lunedì è qua. Quindi, se vogliamo fare una riunione. Sì, l'olio o può, diciamo, scambiarci un po'. Poi vabbè, lì abbiamo alcuni interventi importanti nel FAS. Mando gli a tutti. LFI ha detto che era libera entro la fine dell'anno. Fine anno. Fine anno tolgono tutto. Poi lì c'era tutto questo tema di Monte Carlo, cioè che in momenti di crescita economica sembrava che le imprese avessero attenzione lì. Si invitano un po' anche voi imperiesi al di là, come dire, delle competenze, anche per capire un po' il mondo del territorio. Dopodiché si va, si incontra un'associazione e immagino che ci sia fibrillazione nel mondo del commercio su questa roba qui. Vi sapete che c'era stato un avvicinamento di Ikea, poi le cose hanno fatto lunghe, Ikea la fa inizia, dove la fa Ikea? Nizza. Vabbè, vediamola. Poi... Non è del tutto sbagliato, una fortissima presentazione di un tessuto che è cresciuto in tutti questi anni col commercio dei francesi che venivano in Emilia, sia nel mercato sia nei posti fissi. Perché fare un grande centro commerciale che sia d'attrazione per i francesi vuol dire perdere tutto il mercato per la città. Quindi effettivamente, io penso che dal punto di vista sociale sia una preoccupazione realistica questa. Cioè, non è solo il problema commerciale che si fa per dire in una città grande. Il problema è cosa abbiamo scritto in quei documenti di griglia, non so, io. Ho scritto commercio e zona artigianale, non industriale,
industriale, scusa. Vabbè, quindi è abbastanza, come dire, ampio rispetto per decidere poi. Vabbè, poi si va a Imperia, dove c'è il terzo pezzo di riqualificazione finito da Borgo Maria al corpo, c'è ancora passeggiata, credo che sia costruzione. E poi approfittiamo del momento perché facciamo anche una visita per l'elemento. Il 13 si inaugura la scuola di danza di Murano, il 17 si inaugura un nido a Spezia in via Limonale, il 26 si inaugura la centrale idroelettrica di Mendatica in coincidenza con la festa della transumanza, per poi entro nel bestiame. No? Credo che il 27 poi mi fermerò lì e andrò a Cose Baiardo. Baiardo ci dà una cosa per gli anziani che hanno accolto quelli che hanno cereale che avevano dei problemi culturali. E a Cose un impianto sportivo. Il 27? Sì, credo adesso. Sì, sì, ancora di approfittare, dormire lì. Solo come segnalazione, lo dico, il 26 apre anche la cultura in piazza. Vabbè, magari facciamo una giunta breve, ci facciamo un salto, ci vediamo, non segno, agricoltura in piazza, facciamo la giunta al giorno prima, vediamo, 26. Non so ancora l'ora di inaugurazione, perché non l'ho detto. Vabbè, mi scrivo una punta, se ci fai giù, scrivo un po' anche tu, io. Ma facciamo la giunta, oh, vediamo, dai. Se no facciamo una giunta breve, solo le pratiche, vediamo. E poi il 30, che qui non c'è ancora scritto, dobbiamo definire oggi, no, l'orario, sì, dovremmo... C'è un'altra cosa, poi piano piano le mettiamo. Va bene. Adesso volevo dirvi due cose forte, poi un po' più, alcune più strutturate, ma finiamo presto. Allora, io ho visto il sindaco di Nicola del Golfo, poi non guardo, no? Lì c'è questa questione del villaggio, vacanze, di Cordeglia, come si chiama, senza farla per lungo, qui è un guaio, questo poveraccio è abitato, tutto. Bisogna fare in modo di trovare qualche soluzione, hai un'idea di come se ne posso uscire? Ci rivediamo lunedì pomeriggio, si vediamo come si può fare, come Hotel Paese, albergo diffuso, sono fondi europei del precedente città, però la cosa è rimasta a metà, non so, vuoi dare un po' anche tu dal punto di vista, diciamo, del politone potenziale. E poi bisogna che la segua Enzo dal punto di vista invece del rapporto con il sindaco. Niente, un'altra cosa che ho visto in questi giorni è che parte con l'intervento importante a Ventimiglia al Teatro Romano, ancora 1,5 milioni, non ne sai niente, è un intervento provincia-ministero, evidentemente ha avuto dei canali più suoni, o sì, o 8 per 1000, quelle cose lì, però forse andrebbe anche presentato una scheda e messo anche un po' nella riunione, cioè non è una cosa che fa il comune, però se tagliamo 20.000 guardiamocelo un po' bene. Va bene, ora parliamo un po' di problemi grossi, abbiamo parecchio tempo. Allora, in particolare IRVA in conto con lui, cominciamo da lì. Dunque, l'IVA è una vicenda che nell'immediato si può aggiustare, insomma, adesso c'è una visualizzazione sindacale abbastanza aspra, ma sì. Poi c'è qualche cacofonia, avesca, sembra anche diplomatico, cioè è andato lui, non sono andato via. Comunque, partiamo dalla questione di fondo. La questione di fondo è che l'IVA ha bisogno di un azionista stabile, insomma. Perché non può sopravvivere a lungo come un commissario. No, se potete, è una cosa molto rilevante.
Ora, come tutti avete letto dai giornali, come dire, c'è un interesse di ArcelorMittal, che è questo gruppo, diciamo, franco-indiano, o meglio dire indo-francese, che ha già visto i siti, insomma, che sembra interessato a fare un investimento nel paese. Sostanzialmente l'azienda ormai è su tre siti, perché ne ha chiuso alcuni piccoli, Taranto, dove c'è l'attività Fusoria, Genova e Novi. L'investimento su Taranto è enorme, diciamo un paio di miliardi di euro, però l'interesse imprenditoriale c'è tutto e le banche con cui ho anche parlato considerano, come dire, l'investimento come di nuovo bancabile. Se si leggono bene i giornali economici sembrerebbe che alla fine uno dei valori aggiunti fondamentali di questa azienda qui in Italia sarà la logistica portuale, nel senso che sia tanto che Genova dispongono di economie funzionali molto importanti, nel senso che ovviamente non pagando, diciamo, le operazioni portuali che le fai in casa tua, diciamo. Poi una fabbrica qualità che voi conoscete, diciamo, nel sud, due sono nel nord, vicino ai mercati di consumo più importanti del paese, e una di queste, cioè Genova, appunto, un'autonomia funzionale che ti consente poi di portare bande stagnate piuttosto che zincate, eccetera, in giro per il mondo anche con mezzo di trasporto che ci sia canale. Dunque, a Genova sono 1.750 persone, è la fabbrica più grossa della Liguria dopo l'energia, quasi 3.000, è circa 3.000, ed è un corpo sociale molto, diciamo, in difficoltà, perché avendo noi fatto, diciamo, la riconversione in tempo non sospetti, è da allora che c'è una parte significativa del personale non, come dire, non pienamente occupato. Perché lì loro hanno avuto tre fasi drammatiche, diciamo, la chiusura del ciclo caldo, naturalmente anche degli investimenti su paese, non facciamo il dietro, ma non 500 gradi. Poi hanno avuto la crisi economica e adesso hanno avuto tre. Il problema quindi è che la somma dei tre eventi ha fatto sì che si siano esauriti i cicli di CIGS e di solidarietà. Sono due strumenti, come dire, molto efficaci e molto protettivi, anche molto sicuri. Ora, diciamo, lo scopo sindacale deriva dal fatto che la FIOM insiste moltissimo sulla costituzione della solidarietà, anche sulla base di un'ipotesi che l'azienda aveva fatto, ma che poi alla verifica del tavolo governativo si è rivelato non praticabile. In altre parole, l'azienda ha una disponibilità di contatti di solidarietà su tanto molto più grande di quella che sta usando. E allora si era illusa, sperava di poter dire 5, 7, 100 produzioni hanno usato tanto e così via. Il problema è che i benefici della solidarietà il problema è che questo beneficio è individuale, non dipende dal pacchetto aziendale, ma dipende da Riesco, da Paita, da Bollandi e così via. E se Riesco, Paita, Bollandi e così via hanno avuto 4 anni consecutivi per poter tornare al beneficio, devono avere un'interruzione. Questo è il punto. E a meno che non si faccia una legge che però è difficile fare solo per questa realtà, bisogna andare dentro un percorso molto più tortuoso e complicato. È una cosa che io conosco a memoria, che alla fine parte facilmente. Adesso l'unico strumento, diciamo, che si individua per dare sostegno al reddito è la cassa in deroga, che è buco, perché la cassa in deroga nasce per le aziende piccole, non ce l'hanno la cassa integrativa, appunto, perché nel senso che nasce per le aziende sotto soglia come numero, oppure per quelle aziende che
sono in settori in cui non si applica la cassa normale. Poi, siccome però la visione legislativa è per quelli che non possono avere la cassa normale, ma si può applicare anche in questo caso, perché in questo caso loro per un periodo non possono avere la cassa normale. Ma lo hanno già pagato un anno per decorrere di 4 anni. 24 anni per far decorrere il premio, l'hanno già fatto un anno di perdere la cassa. Adesso, attenzione, l'avete vista, come donna mi ha chiamata questa mattina per dirmi che è stato mal interpretato, che, cioè, che non siamo noi il bersaglio di questa preoccupazione. Anche perché Vesca ed io incontravamo Poletti 3 giorni dopo la sua nomina, quindi abbiamo riparlato col governo una ventina di volte. No? Però anche il governo, né a febbraio, né a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, il governo, i ministri hanno trovato, messo a punto, definito la soluzione, e a questo punto ho scritto, parte scritto alla crisi dicendo di questa cosa qui ha creato una serie di problemi, abbiamo poi scoperto che c'è stata una tensione sindacale perché una risposta positiva che ha avuto circa la richiesta di conto a 40 kg di venerdì la scorsa settimana, un conto che sarebbe dovuto svolgere mercoledì, alcune sighe hanno detto perché si va a Palazzo Chigi per questo e non per altre. Sono sighe che rappresentano un conto di lavoro. E poi forse si è creata con qualche provvedimento del governo. Di scavalcamento, ma d'altronde, come dire, se uno chiede a voi di risolvere per 6 mesi, voi non lo risolvete, anche una barca venga da me, no? Ma vogliamo dire. Vabbè, adesso poi io effettivamente ho visto molti mercoledì, che magari ci sono andato a sindacato, ma facendo sì. E ho una strada, seppur tortuosa, sembrerebbe trovata, no? La riassumiamo così. Dunque, l'interruzione che deve essere fatta, non mi chiedete perché, di 10 mesi, 10 giorni. Sono le 110 giorni. Termine del quinquennio mobile, cioè 5 anni scadono a agosto del 2015. Sono 5 mesi, 10 mesi, 10 giorni. Il fatto è che questi 10 mesi e giorni però non stanno dentro un anno, ma sono a cavallo di 2 anni. E allora sarebbero 3 anni su quest'anno, 3 mesi su quest'anno, naturalmente, ottobre, novembre, dicembre, perché è la fine di settembre. E non c'è problema perché dicono va bene. Dopodiché ci sono 7 mesi giorni sul prossimo anno, lì comincia qualche problema perché le nuove regole sono cassa del tentativo, come dire, di non spendere risorse infinite, sono che la copro per 5 mesi all'anno. Nel 2015. Nel 2014. Quanto? 11-2014 è il massimo. Cioè quel decreto che è uscito al primo di agosto, firmato dal Ministero dell'Economia, dal Ministero del Lavoro, mette tutta una serie di limitazioni. Per la cassa in deroga il beneficio può essere usufruito massimo 11 mesi nel 2014, cioè già quest'anno non c'è la copertura, e 5 mesi nel 2015. Vabbè, è abbastanza probabile che sul decreto cambi, perché cosa farà, non ho capito a primo giugno cosa faranno. Vabbè, comunque, a questo punto noi cosa avremo? Avremo 3 mesi coperti, perché fa meno di 11 e 5 mesi coperti su 7 mesi 10 giorni perché è il massimo possibile. Ora, vedendo però nelle pieghe di questi provvedimenti, eccetera, si vede che noi abbiamo la possibilità di usare, che sarebbe questa cassa deroga nazionale. Dopodiché noi avremo la possibilità di usare un 5% della nostra cassa deroga pubblicitaria. Lo useremo per coprire i 2 mesi di giorni. No? Quindi avremo 3 mesi di copertura sulla cassa deroga nazionale 14, 5 sulla cassa deroga nazionale 15 e 70 giorni usando il 5% della cassa deroga.
regionale che è flessibile in varie dimensioni. Consente di prolungare anche due termini. E consente di prolungare. Dopodiché il tema era, no, la cassa in deroga viene pagata a volte con i tagli abissali, il governo dice ma noi la vogliamo con l'Inps perché la paghi presto, ma addirittura l'azienda si anticipa. L'azienda anticiperebbe la cassa in deroga, anticipa a pagare mensilmente, quindi diciamo. Dopodiché arriva l'ultimo tema, cioè loro dicono ma noi siamo in questa situazione, certo anche per altre vicende, ma di base perché non perché abbiamo avuto una crisi produttiva, ma perché d'accordo con la città, la regione, eccetera, abbiamo chiuso uno stabilimento che produceva utile per motivazioni di carattere ambientale, generale, eccetera. E per questo motivo l'accordo del 2005 firmato a Palazzo Chigi, ecco l'insistenza di tornare a Palazzo Chigi, ci garantisce l'integrazione che già è un sindacale, si chiama il primo uso, senza straordinaria, eccetera, ovviamente. Lo scrive nella Covid Organica. Ci garantisce l'integrazione. Subordinatamente al fatto che però chi lo riceve, questa integrazione, chi la riceve, sia disponibile a fare lavori di attività. Ora, il ritardo con cui siamo arrivati ad affrontare questa vicenda rende molto complicato adesso i 25 giorni mentre su questa banda, perché passava l'idea che prolungare la cassa alla solidarietà, ma adesso fare l'accordo, mettere su questi lavori, trovare le risorse per... Adesso la cosa che si sono visti, Ballerini, Damolo, che ho parlato anche per e che poi il tema è ma chi paga questa integrazione? Perché il Ministero del Lavoro dice noi non ci mettiamo neanche un centesimo. Allora l'unica possibilità che noi abbiamo, salvo che ci sia un atto di generosità dell'assessore al bilancio, diciamo, e però con la smorfia già fa capire che non sarà così, anche perché parliamo di alcuni milioni di euro, è mettere mano le risorse da quali programmi. Poi in prima fase sembrava che per poter usare una parte di queste risorse per questo scopo fosse necessaria una legge, stiamo andando da capo. Invece sembrerebbero, vorrei dire, condizionare. Ma i ministeri mi sembrano molto interessati a questa scoperta, diciamo, che in realtà quello che impediva che di usare queste risorse per scopi diversi, quelle che lei indirizzava, diciamo, verso altre cose, non sia un vincolo legislativo, ma sia un deliberato dell'accordo di programma, che ha 23 firmatari, tra l'altro. Però, insomma, a questo punto, diciamo che si ipotizza che modificare quell'accordo di programma, facendo anche questa possibilità, consenta di liberare quelle risorse per... E avremmo, come dire, scavalato un periodo complicatissimo, dopodiché in teoria potrebbe ricominciare la solidarietà. Dico in teoria perché al tavolo ministeriale poi si è detto, ma se questi mesi non ha un esito, non c'è più l'idea, non so, no, per quanto tempo vanno un po' andare avanti. Ma insomma, si lavora perché abbia un esito, quindi... Ora, questa cosa qui si incrocia con le cose che dobbiamo ancora fare, su cui io anche le inquietudini già manifestate più volte, perché pur essendo un caso di scuola complessivamente molto positivo, perché il 90% della bonifica è fatto da tempo e l'infrastrutturazione principale è sostanzialmente finita, si apre da un mese, due mesi. Tuttavia si poteva, come dire, in questi anni fare anche le cose di contorno, insomma, sia in campo ambientale sia in campo infrastrutturale. La struttura che a mano stava qui, secondo me, ci ha un po' dormito su. Comunque. Perché a questo punto è chiaro che se avessimo già fatto le altre cose, saresti tranquillo di poter avere un residuo che non va a scapito della mission principale della società. Così invece andiamo un po' a spanne, insomma.
Comunque, andando a Spagna, e se Gabriele Mineralini riesce a convincere, diciamo, un po' di interlocutori elettorali, che si può fare l'aria sorta senza buttare la quantità di soldi in mare, noi riusciamo a fare ancora quattro infrastrutture, cioè il collegamento con l'aeroporto, lungomare Canepa, due basi nel Polcevera, in parte con soldi ANAS, in parte con soldi città per Pomigliano, riusciamo ancora a qualificare l'aria sotto, riusciamo a tenere ancora un po' di risorse per attrezzare l'aria di Mondizio, non ci dobbiamo studiare, e riusciamo anche a mettere a posto via Pomigliano, da questo punto va completamente rifatta, riusciamo come accettato. Sapete che il presidente lì dice sì, quindi io lavorerei per questo obiettivo qui. Poi naturalmente a questo punto bisogna quantificare i soldi, quindi io prendo in conto in questo senso poi il mattino portato il personale che viene a Genova apposta, perché lui ovviamente è responsabile dell'azienda, qui noi siamo coinvolti per due mesi e dieci giorni in cui dovremo pagare noi tutto, anche la deroga, e poi per dieci mesi e dieci giorni per pagare, diciamo, l'integrazione. Però insomma, se chiudiamo anche questa, non lasciamo focolai accesi, insomma, almeno grosso, insomma, presa rotta, alla fine si chiuderà, insomma, ti hanno paura anche, ma è struttura a parte, non prende la mano. E questo è, insomma, dopodiché rimane una tensione sindacale evidente, io penso che sia giusto a questo punto andare a parte, qui ci sono una motivazione formale, essendo la colpa da firmata a parte, qui è giusto che un indirizzo al cambiamento venga da lì, e per chiaro che ci lavorano per 10 giorni un po' di ministri e poi abbiamo fatto chi le firmarono e si delegheranno. Noi siamo a giovedì, se potessimo farci un passo giovedì, questa volta con il sindacato e come dire sarebbe una cosa molto utile. Questo è un po' il quadro. Ho dimenticato qualcosa, il quadro è questo qua. Avete capito che quindi questa cosa ha molti addentellati, no? Nel senso che noi non c'erano un po' di risorse prima ancora che siano finite le opere principali. Più o meno però sembra che riusciamo a fare tutto. Cioè, prima facciamo anche le altre, meglio. L'unica preoccupazione può essere, non avendo oggi certezza sulle risorse del 2015, capire se il 5% copre per 70 giorni, se no anche quello dovrebbe andare a carico. Sì. Sì, poi l'azienda potrebbe anche usare un po' di più l'ammortizzatore deroga nei suoi 8 mesi, far rientrare più gente nei nostri 2 mesi un po', anche magari non del tutto, come dire, no? D'altronde, insomma, notizia di mercoledì era che si metteva male male, insomma, no? Poi ci abbiamo lavorato un po' ieri a lungo, perché poi è chiaro che dopo ci sono anni come per viaggio, bisogna sindacare le corsi conti. Poi nessuno vuole, no, non perdere, diventa anche un po' la competizione interna. Però dopo, come dire, dopo contatti di ieri, sono più ottimista. Lo snodo è fare un passo parte di chiaro, perché ormai è diventato un principio, no? Cioè il principio a volte contiene più di quelle di niente, sostanze. Questo è, insomma, questo è. Adesso credo che sia utile invece raccontarvi bene queste cose di libri e quant'altro possiamo finire. Non so che riguarda, devo riassumere un po' tu, diciamo metro. Valico, Grove, Tunnel, no? Vabbè? No, c'avevo ancora la delibera di Borzanasca, chiedevo appunto se... Beh, allora diciamo che... cos'è? Siete d'accordo? Sì, sì, ora sono d'accordo. Da... Però se arriva... Beh, la cosa è una prova. Eh?
se arriva anche il provvedimento è meglio, così almeno ci sono qualche dubbio. No, voglio vedere una cosa, siamo tornati. Sì, sì. Se l'avete visto. Sì, sì, ci siamo poi alla fine del tempo. Poi la fine è quella lunga che è, no, diciamo. La lunga che è. Ma è quella da qui dipende dalla storia che è interrotto. Ah, c'è. Sì. Ah. Sì. Allora, metto, diciamo da lì. Allora, sul metro noi abbiamo avanzato una proposta all'interno dello Sblocco Italia per proporre il proseguimento della metropolitana verso Terralba Martina. Vabbè, lì c'è quella questione dello spostamento del servizio su Savona, che ha ancora delle, insomma, non è ancora digerito, e quindi dobbiamo comunque lavorarci senza ora essere troppo lungimiranti, perché sensibilità su questa questione. Ma detto questo, nessuno, nemmeno quelli appunto che ancora fanno dei problemi sullo spostamento del servizio, mette in discussione l'utilità di questa proposta. Abbiamo avanzato a Lupi. Lupi ha detto che esiste all'interno dello Sblocco Italia un articolo che di fatto crea un fondo di definanziamenti, c'è, e che sarebbe orientato questo fondo a utilizzarlo per collegamenti rapidi all'interno di aree urbane. Quindi il caso metropolitana è un caso che gli è piaciuto, il nostro, diciamo, la nostra proposta. Sì, poi il rapporto costo-benefici è sicuramente favorevole. Perché appunto aiuterebbe lo sviluppo della metropolitana verso le zone più popolose, anche andando a servire tutto il tema dell'ospedale. Quindi Lupi si è dichiarato favorevole, insomma, all'inserimento, e ha detto che o attraverso un emendamento del Parlamento o direttamente con un emendamento del governo lavorerà in questa direzione. E questo, diciamo, è un segno. Poi bisogna attivare i parlamentari, non c'è ancora chiarezza su quale ramo del Parlamento che andrà a cadere. Stavo questo per in allerta, comunque scriverò tutti. Invece, per quanto. Poi vado a Valico. Allora, per quanto riguarda il Valico, abbiamo preso atto del fatto che nel programma Sblocco Italia c'è stato l'inserimento dei 200 milioni. Ora sembra una piccola cosa, in realtà è molto importante, perché le opere che sono dentro lo Sblocco Italia di fatto sono le opere prioritarie a livello nazionale. Quindi questo significa anche che nella legge di stabilità ci sarà poi una conseguenzialità rispetto a questi provvedimenti. A noi serve moltissimo questo anche piccolo investimento sul terzo lotto, perché naturalmente ci consente di andare avanti sul filato dell'opera. Quindi altro, diciamo, segno positivo. Per quanto riguarda sempre le infrastrutture ferroviarie, abbiamo riparlato del raddoppio del ponente, e lui ci ha detto, insomma, che vuole andare avanti su quell'idea del primo lotto finanziato nella tratta Andorra Finale. Vabbè, l'altra, diciamo, è completamente finanziata, il problema dei ritardi era solo dovuto al contenzioso con Ferrovial, che ora si è risolto, diciamo, un po' in tutte le questioni, quindi su quello non dovremmo avere più scherzi. Mentre per quanto riguarda l'altra, dimenticavo il nodo, anche il nodo per fare con Max, il nodo è avanti, sì, ma dico anche a Genova, anche il nodo prova avanti, mi pare che l'unico elemento vero siano i soldi per la fine dell'anno. Esatto, ha detto appunto questa cosa, che è importante lavorare sul primo lotto. Quando eravamo stati da Elia, Elia ci aveva fatto chiaramente capire che la loro intenzione è inserirlo nel prossimo programma del ferrovie, quindi ci stiamo riferendo al 2015. E quindi anche su questo segnale, diciamo, parzialmente positivo. Opere ferroviarie finite, insomma. Poi parliamo delle opere stradali. Sulle opere stradali facciamo un po' di chiarezza, perché altrimenti tra le ricostruzioni giornalistiche, le dichiarazioni, poi oggi comunque il Presidente ha fatto due interviste con il Sussecco e la Tessura Pubblica, che credo, diciamo, siano abbastanza chiare. Comunque, il punto, diciamo, è questo. Sulla Gronda noi avevamo un blocco della conferenza dei servizi che stava andando avanti da un anno circa. Ok? Inspiegabile, cioè non motivato, se non con il fatto che, siccome Autostrade per l'Italia ha manifestato al Ministero delle perplessità rispetto al meccanismo di applicazione delle tariffe, perché bisogna anche con onestà riconoscere che un paese in recessione ha
comunque una difficoltà, no, assorbire degli aumenti tariffari così alti, il Ministero aveva di fatto bloccato l'iter. Noi abbiamo proposto in quella sede intanto di sbloccare l'iter per portarci avanti e dare anche un segnale positivo nella direzione della realizzazione dell'opera. Poi abbiamo detto, seguiamo i processi che sono in corso nel Paese. Con un primo, diciamo, una prima possibilità si è aperta una discussione nazionale ed europea sulla questione dell'allungamento delle concessioni, che non sono regali ai concessionari, ma appunto in una situazione più diversa al Paese, sono ipotesi che vanno a calmierare anche, diciamo, il tema degli aumenti tariffari. Il Presidente ne ha aggiunto un'altra di proposta, cioè consideriamo il valore e il costo dell'opera complessivamente e, come dire, applichiamo degli aumenti tariffari sulla base del rapporto tra la concessione attuale e la concessione futura, quindi, diciamo, non considerando la remunerazione tutta sulla concessione attuale, ma anche, diciamo così, sulla concessione futura, che sarà attraverso gara, procedure, eccetera, eccetera, ridata ad un altro soggetto o allo stesso soggetto a seconda di chi vincerà. Terza ipotesi, cominciamo a lavorare in seno alla conferenza dei servizi, quindi tavoli trasparenti, aperti, espliciti, sulla possibilità anche di provare a mettere in campo una soluzione a lotti funzionali. Lotti funzionali è un, come dire, un concetto molto esplicito, cioè significa lotti di un'opera che però siano dentro una procedura autorizzativa che è quella attuale, okay, e che abbiano una funzionalità. Naturalmente questo significherebbe nei fatti partire dal potenziamento dalla 7 alla 12, che però, come dire, se correlato al tema dello sviluppo della strada mare, eccetera, può avere, diciamo, anche un significato iniziale. Questo risolve il problema del traffico su Voltri, su, diciamo, il ponente genovese? Ovviamente no, e quindi l'infrastruttura gronda deve essere realizzata nel suo complesso, ma questo comunque, diciamo, apre la strada, no, a dei passaggi progressivi. Che vedremo, perché non è attualmente non è possibile sapere né se tecnicamente né se finanziariamente è possibile studiare. Sì, è importante dire che Castellucci ha detto la studiamo, cioè la gronda nasce con bisogno unitario. La sua attuazione per lotti funzionali era per la studiare. Del tutto da studiare. Quindi quello che si è scritto, che si è deciso di fare così, non è corretto. No. Si è deciso di esaminare la possibilità di verificare, la possibilità tecnica di fare così. Esatto. Nessuno l'ha detto però, almeno io non l'ho detto. Sì, sì. Altri, per quelli che hanno mal di pancia, diciamo. Sì. L'abbiano detto, ecco. E noi abbiamo detto che... per tutto. Che non è... E noi che cosa abbiamo aggiunto? Regione Liguria che cosa ha aggiunto? Tanto per essere chiari, e così almeno viene anche confutata questa cosa. Ha aggiunto che l'ipotesi di una sostituzione tra il tunnel sul portuale e la gronda è del tutto inaccettabile. Quindi, per quanto ci riguarda, il tunnel sul portuale diventa, come dire, nell'elenco delle priorità della Regione Liguria, terzo rispetto a due opere importanti che sono la gronda nel suo complesso, il tunnel della Fontana Buona e poi il tunnel sul portuale. Ecco, il resoconto è stato questo, quindi a ottobre si aprirà la conferenza dei servizi e noi vorremmo lavorare, se è possibile, ad un accordo con il Comune per farla durare il meno possibile questa conferenza dei servizi. E all'interno della conferenza cominciare a ragionare o dell'ipotesi a stralci, oppure se l'evoluzione del dibattito nazionale che vi ho detto avrà un esito, diciamo, che ci aiuta, invece, diciamo, andare avanti sulla soluzione complessiva. Quindi un segnale positivo c'è, perché avendo sbloccato la conferenza, ora il Ministero ha anche ristabilito, secondo me, un rapporto giusto e equilibrato con il concessionario, che non può dettare le condizioni di sviluppo del Paese e che se ne deve stare anche a un indirizzo per la politica di età. Da questo punto di vista io l'azione di Lupi l'ho anche apprezzata. Sulla Fontana Buona, hanno accolto, diciamo, la richiesta che abbiamo fatto di velocizzare il tema del definitivo, quindi ci verrà dato tra dicembre e gennaio il definitivo. Noi apriremo, a questo punto si aprirà la via e la conferenza dei servizi insieme. Ma questa via può essere regionale, dottoressa?
fatto apposta che se si siede, partecipa, ci fa una cortesia. La via della Fontana Buona, se non ricordo male, forse era detto che era nazionale. Sì, hanno più nazionale. Però insistiamo un po' perché in questo clima nuovo, non si vede tanto se possono cambiare idea. Sì. E comunque questo aiuterebbe. In ogni caso la via si apre insieme alla conferenza dei servizi. A questo punto lui ha detto, siccome questa diventa l'opera stradale numero 2 per la regione Liguria, cioè anche l'unica per cui vediamo il finanziamento pubblico. Ci sono due strade, il finanziamento pubblico nazionale, quindi dentro a prossimi Italia, 2016 e 2015, oppure se all'interno del piano della convenzione autostrade ministero dovesse venir meno qualche cosa che riguarda ovviamente altre parti del paese, non noi, allora ci potrebbe essere una disponibilità da parte di autostrade di metterla lì dentro. Opportuno e su portuale, niente, se ne è parlato in termini molto generici, abbiamo detto noi che non consideriamo alternativa alla gronda, e il ministro ha detto vabbè, prendo atto che comunque gli enti locali tengono a quest'opera, ma non ci sono ipotesi di finanziamento. Posso spendere solo una parola sulla Pontremolese, perché mi sto stancando di questo dibattito che viene aperto. Allora, la Pontremolese non è dentro lo sblocco Italia perché non è un'opera cantierabile, ok? Cioè, così almeno la piantiamo di dire delle fregnacce, perché sono fregnacce. La Pontremolese è stata realizzata in parte, non è il valico, non è dentro lo sblocco Italia perché i precedenti governi, ok, hanno definanziato il progetto della Pontremolese, ok? Quindi non c'è nemmeno il progetto. Siccome non ci si è stracciati le vesti nei precedenti governi, okay, non capisco per quale motivo ora si deve dire una cosa che non è corretta. Quest'opera non poteva stare lì dentro perché non aveva il carattere essenziale, cioè la cantierabilità. Noi abbiamo dentro l'intesa quadro ribadito la centralità e la, come dire, l'importanza di questa infrastruttura, in primo luogo per il territorio spezzino. Anche se infrastrutture in questo momento si sviluppa su altre regioni, ok? Ma questo atto può essere inserito solo attraverso, come dire, un meccanismo di programmazione, non possiamo proporre nello sblocco Italia un'opera che non c'ha neanche il progetto, ok? Quindi bisognava stare attenti in passato a non definanziare il progetto quando, come dire, è scappato di mano. E in ogni caso adesso bisogna recuperare il tema della progettazione, che è la priorità. No, lo dico perché ogni tanto si vede uscire degli articoli sulla stampa che danno un po' anche il senso dell'ignoranza, diciamo, no, su questo tema, perché almeno si raccontassero le cose correttamente. Si voglia far passare che la regione Liguria non tiene la Pontremolese, è per la sottoscritta che vive nel territorio spezzino un'offesa, perché io ci tengo tantissimo, anzi sarei data da fare in passato per evitare che venisse finanziata quando invece dire, almeno il progetto era stato inserito. Vabbè, volevo fare un commento politico, parliamo un attimo dei FAS. Il commento politico è che, diciamo, il rapporto con Lupi, dopo una fase di strattoni abbastanza evidenti, è tornato buono. Cioè, nel senso che abbiamo avuto la nostra parte nella scelta di inserire la cifra non enorme, ma comunque significativa, del terzo anno. Lo sblocca Italia che presuppone l'impegno a mettere il completamento nella legge di stabilità. E sappiamo che si è speso molto, diciamo, anche il ministro ha accolto subito la richiesta, come dire, di fare l'emendamento per la metropolitana. Ha accolto subito la richiesta di fare l'emendamento per la metropolitana di Latera Alba e poi, diciamo così, si è comportato in modo molto corretto, e era giusto che fosse così, sulla gronda, perché insomma, chiedere a noi quanto ci mettiamo, come ha fatto in intervista al Secolo, è una cosa senza senso. Cioè, nel senso che se anche ci mettiamo 3 milioni, 10 milioni, 20 milioni, non cambia la sostanza, non fatto nulla. Quindi dopo una fase in cui secondo me c'era stato un atteggiamento molto, adesso qui ci vuole un avvocato, insomma,
impone, diciamo, agli interessi di ASPI che vorrei non fare niente, almeno diciamo una convocazione a conferenza dei servizi dà un segnale di movimento, insomma, di movimento. E poi ha cambiato atteggiamento, voglio dire, in particolare a Boitano, nel senso rappresentanti di quel territorio, sul tunnel, perché evidentemente il pressing, diciamo, degli amministratori di quel territorio, regionali, comunali, eccetera, ha avuto, come dire, effetto. E dopo una frequentazione abbastanza frequente, se più intensa, insomma, adesso diamo un direzione anche lì, ha chiesto all'ASPI di velocizzare, questo non c'è Selle, che si è detto che teniamo un progetto pronto, dopodiché proviamo a riportarla via in ambito regionale, non ha senso, non è nazionale. Non ha detto chi lo finanzia, ha detto vedremo, con l'ASPI, diciamo, con la Italia BIS, diciamo. Però sono convinto che si darà da fare per... Quindi se noi usassimo il 2015 per fare, diciamo, via VAS, anche la VAS, domanda che sarebbe interessante fare nel 2015 se ci fossero, vabbè. E poi l'altra cosa molto importante è la prima conferenza dei servizi, che però non mi aspetto abbia sul territorio particolari problemi, non ci sono i comitati comuni. Dopodiché, diciamo, nella Brocca Italia che si farà, penso che farà uno all'anno, penso che possiamo cominciare nel tempo di risorse, salvo che poi metti in convenzione una logica negoziale con ASPI, tipo un lotto di onda e quello, insomma, come la di così. Va bene, se non ci sono cose vorrei fare il punto sui fassi. Dunque, vorrei innanzitutto che gli uffici mandassero tutti la nota che abbiamo ricevuto il 1 agosto, no? La lista per questa nota. Sì, una nota molto stringente di Donato, che a questo punto ci obbliga a scelte molto... Non ce l'ha fatta, l'altra per approvare, non capisco la fine. No, perché siccome poi ci sono stati dei problemi, almeno così non ce l'abbiamo, no, questo... Poi è approvato il tutto. La difendo io. Grazie. Va bene. La delibera di Bolzo Nasca e Mezzane. Sì, anche Lombardo. Va bene, quella c'è, va bene. Se attorno sono non distraiamoci. Non sappiamo se c'è stata trasmessa. Va bene, adesso... In indirizzo noi non ci siamo. Va bene, adesso per quello che oggi ne parlo. Allora... con una delibera, con un atto, diciamo, non so cosa sia, insomma, del MISE, di un atto, si danno tempi molto stringenti per i test. Vi pregherei di leggerlo a tutti con attenzione. Fa il giro da oggi, ce l'ha anche, no? Ce l'ha la calpa, ce l'ha. Ce l'ha anche io, ce l'ha la calpa. Adesso non c'è Enzo, perché Enzo si è in vacanza. Con poche parole bisogna che la leggerete, assolutamente, che vi... E, insomma, leggerete e vedrete che a questo punto loro chiedono di fare cose molto 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 più. In poche parole mi pare che le due questioni fondamentali sono che entro novembre noi siamo la parola definitiva sulla nostra programmazione, che vorrebbero dentro questa programmazione qui solamente cose per cui si possono poi avere effetti giuridicamente vincolanti, e parla il 31 dicembre 2015, sono tempi 2015. Ma guardatela, dopodiché finale devo trovarne mentre stavo qualche giorno in campagna, e ha programmato una serie di riunioni con tutti voi, che vi permetterà di verificare la vostra agenda o di programmato, sta programmando adesso da qui al 16 di settembre, anche perché poi la mia vacanza non fa l'ottobre, la mia, nel senso che fa le vacanze tante. E bisogna che noi abbiamo un po' l'assetto definitivo di questa roba, insomma. In più poi c'è il tema che, e qui chiedo al bilancio proprio, di
pare di capire che noi siamo vicinissimi, diciamo, siamo già arrivati. La soglia massima di impegni, com'è? Sì, abbiamo stiamo aspettando perché la carta diceva che ai giorni dobbiamo avere dell'integro. L'integro in che senso? Nel senso che la quota dell'8% per la programma federica. No, allora noi siamo andati oltre rispetto, diciamo, alla massa che potevamo accettare, siamo andati oltre. Ma non rispetto, come dire, cifra teorica di riferimento del cazzo, sì. Ah, no. È un problema di cassa, di banco, di anticipazione. No, perché la Canepa invece a me ha detto che secondo voi noi non possiamo impegnare più niente perché siamo già con l'altra sticella qua di competenza. Sì, cioè, nel senso che... E allora ti ho capito scioccato ieri, non so che tu fossi ancora qui. Le opere che sono state, però... molto ancora fluida come situazione, nel senso che noi il ragionamento che abbiamo fatto da qualche mese fa, l'impegnato ad oggi è l'impegnato ad oggi, però siccome quello che abbiamo impegnato oggi va completato, occorre andare a quantificare quanto vale al completamento dei lavori l'impegnato ad oggi. Ecco, ma... poi c'è la diatriba e concluso con la Canepa sulla questione dei tagli, perché il taglio c'è, il taglio non c'è, è una cosa che fino al 2014 è stato definito e sappiamo com'è la situazione. Ma siccome i tagli dei 31 milioni sono a regime, nel 2015 non abbiamo in oggi una norma che ci permette di superare i 30 milioni di tagli del 2015. È vero che poi la Giunta potrà decidere di non tagliare eventualmente il FAS, ma di tagliare altri tipi di spesa, però comunque noi dobbiamo tener conto di un dato che è un dato che va a essere eroso dai tagli che sono stati prodotti dall'attività statale. Ma adesso quanto ci metti per darci un quadro in cui ci metti? Impegni, ma impegni veri, perché dei cruciali ti hanno fatto anche impegni fini. Sì, che non sono andati avanti. No, nel senso che siccome c'era il timore che a un certo punto il patto di stabilità fosse tarato, come dire, sull'anno precedente, no? Avevamo comunque cautelativamente impegnato un po' di cose anche prima che entrassero nella fase operativa. Diciamo bene. Allora, io vorrei che tu ci dessi, se possibile, entro lunedì, martedì, non credo che sia una cosa buona. Io credo che ormai l'abbiamo tolti quegli impegni fatti con quello scopo. Comunque, ci vorrebbe una tabella con gli impegni veri, non ci capiamo, cioè gli impegni di opere che vanno avanti, che sono già andate avanti, che vanno avanti, e una seconda tabella, una seconda riga, della colonna, in cui ci mettiamo che cosa sviluppano questi impegni veri. Faccio un esempio di San Martino, no? Se tu hai impegnato la prestazione di San Martino, è chiaro che ti puoi impegnare anche le opere, se no fa un prezzo poi lo buttano via. Perché sarebbe interessante sapere, è la somma delle due colonne. Perché io vorrei andare da Donato, poi il 20 settembre, una somma di queste due colonne. Perché insomma, Donato ci ha sempre sfornato a impegnare ciò che è previsto che ci venga assegnato. Invece Claudia Moritz ci ha sempre, come dire, detto che essendo una cifra, come dire, che ogni anno cambia in discesa, bisogna essere prudenti. Dopodiché lui tenderebbe a dire che una volta che la cifra è impegnata non te la posso toccare più. È vero questo, nel senso che intanto in oggi non abbiamo impegni a nostro favore, perché come sapete gli impegni vengono fatti a step dell'8%, ed è questo che ci, diciamo, rende piuttosto... Sì, sì, ma vorrei che mi seguisse un attimo tutti, perché qui c'è anche un orientamento politico importante. Allora, se quelle cose che sono scritte in quell'atto verranno applicate in modo, diciamo, letterale, noi andando avanti con la politica che abbiamo fatto finora cautelativamente, prendiamo dei soldi, insomma, no? No? Perché? E perché siamo indietro noi dal punto di vista... dal punto di vista della realizzazione delle opere, ma queste non sono state frenate da... Cioè,
Il problema è che noi non siamo riusciti a mettere una, un'accelerazione agli attori. Appunto, ecco quello che ho detto io. Cioè, se noi andiamo avanti di questo passo qui, io escludo... formiche nel senso, nella realizzazione delle opere, non come le formiche... Tutte e due. Cioè, io non penso che noi al 31 dicembre 15 avremo, come che ci sarà, impegni giuridicamente vincolanti pari con la cifra che adesso è intesa come la cifra, diciamo, tetto. Secondo voi sì? Io non so. Come no? Perché non dipende da noi, dipende politicamente vincolanti. C'è questo rischio, se penso alle cose che sono bloccate lì, non c'è un male di tutto. No, perché c'è un doppio fenomeno, no? Uno è, noi avevamo alcune grandi partite che per diversi motivi, che non c'erano neanche da noi, come noi non vivono bene, no? Impegnare quelli, tutto, al 31 dicembre... Non è impegnare, magari posso impegnare, quella cosa che tu ci leggerai dice che al 31 dicembre 15 bisogna aver fatto gli altri contratti. Cioè, se mantengono con la marina, noi perdiamo i soldi. Se invece noi andassimo velocissimi per raggiungere quell'obiettivo lì, secondo gli uffici nostri rischiamo di andare, diciamo, scoperti. No, abbiamo fatto una riunione con mi dispiace per non c'era l'assessore Buccinelli, ma ci siamo visti poco prima delle carandose. Ma è venuta a riferire l'esito di quell'incontro. Ho visto le tabelle che mi sono conseguite. L'ho visto adesso a fine agosto. Io non ho visto le tabelle che sono arrivate all'incontro, quelle di conseguenza non le ho viste. Le tabelle che avete visto in quell'incontro me la portano a dire a fine agosto. Allora, quando abbiamo fatto la riunione, diciamo, l'orientamento, e quindi perché era Drago che mi dà una mano a esprimere, l'orientamento è stato quello di dire, siccome noi siamo in una situazione in cui ora il termine diventa veramente vicino, ravvicinato, dobbiamo puntare assolutamente sulle opere che vengono realizzate e che quindi vanno avanti. Dopodiché, dal punto di vista del bilancio, se restiamo nel tetto di quello che è il livello di riprogrammazione che abbiamo concordato che la Giunta ha approvato, noi su quello andiamo avanti. Però non possiamo andare avanti. Se andiamo avanti vuol dire che allora come cassa noi la poniamo, quello che ci danno con l'8% lavoro. Abbiamo sempre splafonato, sia come impegni che come cassa, perché non è che siamo che aspettiamo per qua, abbiamo sempre splafonato per cercare di... Come stai dicendo? Che il fatto che loro ci diano poco alla volta non ha provocato nessun allettamento nel nostro tempo. Vabbè, all'inizio dell'attività probabilmente ci siamo tarati su, non andando a splafonare più di tanto, ma siamo arrivati ad anticipare 16 milioni, voglio dire, non è, no? La questione adesso sai, il problema lì, lo dico a tutti voi, è questo, capire se questa minaccia poi si concretizza o non si concretizza. Quale minaccia? È quella del 31 dicembre 2015, minaccia. Perché noi non siamo messi mai in Italia, siamo quarti. Non siamo messi mai. Sono regole europee, no? Ma no, il passo non è regole nazionali. Il problema è che si sta sovrapponendo la fase attuale a quella che stiamo facendo. È facile che ci sia una linea centrale per dire chi non ha assunto tutti gli impegni giuridicamente vincolanti in dicembre 2015 e di conseguenza sta contrattualizzando tutte le opere con le stazioni appaltanti ha un delta di non realizzato che loro scaricano per avere, diciamo, risorse per le opere che si sono regole europee, nel senso che volevo dire, abbiamo puntuato le regole europee a livello nazionale. Le regole europee dicono che tu entro il 31 dicembre del 15 devi rendicontare, molto più, no, rendicontare. Qui invece devi contrattualizzare. Lo spazzato di un biennio. D'altronde è anche vero che il governo poi ci ha dato una risorsa al FAS dopo due anni, per il periodo dei fondi. Però cosa voglio dire a questo punto? Che o rischiamo, e diciamo, ma tanto poi dopo allungano,
oppure dobbiamo stabilire il principio che chi non c'è, non c'è, e che usiamo questi soldi per cose che si possono contrattualizzare davvero entro il 31 dicembre. Quest'ultimo principio, assumendo che è possibile che la banca continui ad avere il primo. Allora deve essere flessibile, non c'è, non c'è, e poi se abbiamo come c'è ancora qualcuno. Questo quadro generale complicato, è complicato ulteriormente. Per quanto riguarda, premesso che sulla questione di Borghetto c'è del gran casino, va bene, lo leggete. Premesso che mi sono presa un periodo di tempo per capire un po' meglio anche i vari scenari che ci sono, anche se quelle cose che sono uscite Villanova sono tutte false, non è che sono comiche del mio in qualche contesto, però probabilmente qualcuno che sta lavorando anche in cose di alternativa. Allora fai il Borghetto Santo Spirito, adesso pensavo in Ponte. No, Borghetto. E Ponte l'altra Borghetto. No, no. Però in ogni caso, se dovesse andare avanti l'ipotesi del depuratore a Borghetto, abbiamo fatto i conti che occorrono 2,5 milioni in più. E quindi questo, io ve lo dicevo giusto perché stiamo affrontando il tema. Io ho una piccola cosa che è inferiore, ma ieri hanno fatto una riunione tecnica su Villa Figoli e gli armatori darebbero, chiederebbero di fare impianti di istruzione industriale. Qualcosa è utile per te, vuol dire che però ovviamente splafoneremo. Allora Iva, verifico un attimo che questo secondo me di quei ribassi lo fa, semplicemente oggi ribasso d'asta. Allora Ivan oggi sente la canapa, credo che non abbia mai la canapa, ci sono vi manda, perché è importantissimo che voi ci siate a questi incontri, manda a tutti voi, diciamo, manda a tutti voi, diciamo, lo scheduling di questi incontri. Cercate di confermare subito, se non potete di riprogrammare subito, io ci perderò un po' di tempo, se non è oggi la canna per la canna. Sì, ma so che lui ha detto che avrebbe programmato incontri con tutti, diciamo. Ma c'è molto, eh? Ma tanti dicono che non sono niente. Ma mandato solo a me la lettera. Ho capito. Tu l'hai visti Pippo? No, ancora no, no? La lettera no. Forse perché ancora è tornato adesso. No, l'ho sfogliato la posta. Siccome la cosa è urgentissima, come potete capire, perché noi vogliono questa cosa qui il 30 novembre, no? No, capisci che se tu togli i soldi dell'università di Spezia, un esempio a caso, scoprire che non c'è più, ma d'altronde se li lascia poi non lo fanno. Sì. Ho fatto un esempio a caso. No, no, ma credo che valga per tutti gli esempi, cioè, però se c'è un'indicazione, chi c'è, chi non c'è, non c'è, non so, io la userei. Allora, venerdì prossimo bisogna che noi, con Lorenzo presente, un orientamento politico, questa cosa qui la prendiamo. Sì, no, venerdì noi potremmo prendere con Lorenzo presente in giunta un orientamento non ancora sull'elenco, ma appunto, cioè se prendiamo per buono quel warning e ci adeguiamo più temporalmente a quel warning. Dopodiché questo vuol dire che quindi abbiamo sostanzialmente un mese e mezzo, due mesi e mezzo. Verificare e fare un'ulteriore programmazione, un'ulteriore programmazione che magari potrà contenere poi la piccola lista stand by per i bassi, e che a questo punto lui ci dice Donato deve essere qua definitiva, è l'ultima. Poi è chiaro che sono 200.000 euro, 300.000 euro, un'altra cosa, ma però se avessimo una riprogrammazione definitiva con lista stand by che possa essere coperta dai bassi o rinunce, sostanzialmente questo non è il però i tempi sono stretti, quindi bisogna farla. Tenete presente che per avere un impegno giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre del prossimo anno, cioè fatto una gara, salvo alcuni casi più semplici in cui non so che fare la cosa più semplice. No, cioè,
ma dove sono appalti veri e propri, come dire, o vai in gara nel mese del prossimo anno, ciccio, eh? No, ma anche perché passano i tantissimi della nostra parte. Ecco, ma ciò importante, oltre all'utilità per motivi politici, sta creando qualche effetto ingolfamento o no? Sul piano teorico no, poi ogni tanto esce qualche rallentamento, però cioè, abbiamo adeguato le persone che se ne occupano, no, le persone che se ne occupano, diciamo che selezionano un po' le cose urgenti. Abbiamo bloccato il fatto che ci fossero piccole cose che erano quelle che richiedevano tempo comunque ed erano meno significative. Possiamo chiedere una, ci facciamo fare un elenco. No, perché poi non vorrei che i comuni dicessero, ma noi saremmo stati in tempo se voi aveste fatto la parte in tempo. No, che i comuni potrebbero sempre tra di loro associarsi e fare. No, non credo, penso che chiamo meglio. Vabbè, nel merito noi abbiamo da vedere, diciamo, alcune cose grosse, che sostanzialmente, perché io mi ricordo, avendo già fatto alcune scelte, dunque, Fontanamona è già fuori, nel senso che rientra nel prossimo. Io mi sentirei di dire che la vista di Spezia non solo è fuori, ma non rientra più, perché, dobbiamo dire là, noi abbiamo mantenuto i soldi per 7 anni, la nostra programmazione era quella lì, non ce la tengano in 7 anni, venirne a capo, e adesso non è la prossima programmazione, c'è tanto le risorse, sono tante, insomma, ci possono fare, ti picchia, non credo, no? Mai mi picchia. Se mai ti picchia. Poi, diciamo, c'è il nodo Zelli che a questo punto va a chiedere un nuovo rettore di sciogliere, ma se vogliamo aver capito come va a finire. Come voi sapete, io userei volentieri la canepa, sta venendo d'accordo con me, io d'accordo con la canepa, per fare l'operazione bus, così ce la togliamo, perché un anno si fa la gara per i bus, no? Un anno. Ce la mettiamo in programmazione, anzi potremmo già usare questi fondi qui eventualmente per intanto spendere più. Ci teniamo i nostri, ci teniamo e poi li teniamo, no? E poi rimetterei un po' di depurazione per risolvere la questione del ponente. Poi non so se va avanti al palo, se non va avanti al palo o no? Sicuro che cosa deve fare? Sì o no? Cioè, sì. Due facce sono solo spettacolo. Sì, ma ho capito, ma così, ma non a livello pratico. Ah, no, ho capito. Sì, secondo me sui depuratori bisogna cominciare a dire la verità, perché sennò siamo sempre, no, diciamo, non che qualcuno dica delle bugie, però dovevamo essere i migliori del mondo e invece il risultato... Questo non c'è mai risultato. No, però, scusami, siccome noi continuiamo a vaccino per la telecamera. No, dico, cioè, non è, io le cose le voglio dire come sono, perché sennò, cioè, va avanti dal punto di vista teorico, va avanti, non è che siamo al punto anche della progettazione, devo dire, non si cambia, è solo perché il sito, perché No, ripeto la domanda. La domanda che fa lui domanda è se siamo in grado di investire i soldi, allora su questo dobbiamo fare dei contratti, secondo me no. Scusami Claudia, ora io ho risposto alla domanda, se i soldi lì saranno, come dire, attivati per l'investimento, ma questo no. No, investimento, basta avere la palla. Vediamo, comunque su questo ti ridiciamo, nel senso no, che... perché è chiaro che avendo una procedura di infrazione che sta per venirci addosso, cioè, bisogna fare il possibile per dimostrare che se quegli altri che devono fare cosa da fare, noi i soldi li diamo. Io... Se invece questi qui non sono in grado di spenderli, li togliamo. Io sono d'accordo su questo schema, figuriamoci, e ci metto tutto l'impegno di questo mondo. Dopodiché,
voglio farvi presente che mancano pochi mesi alla fine di questo mandato e alla risoluzione di questo problema. Magari questo problema ce lo dovevamo porre un po' prima, ok? Perché voglio dire, siccome ora detengo delle deleghe abbastanza scottanti su questi temi, io voglio condividere con voi la verità, ma la verità è chiara, se non messo non benissimo. Io però su questo, già che ci siamo, cerco di chiudere questo argomento, seguitemi un attimo anche per l'esperienza. Allora, noi non possiamo altro ormai di collegare Andorra, Ghana, Testo, Lianese e Imperia. Quindi non è più una questione strategica, è una questione operativa, le decisioni sono assunte. Poi non possiamo fare altro che collegare il Benganese e quant'altro a Borghetti, con certa possibilità, quindi il Ben, la Reglia, l'Assio, piuttosto che io ho visto che un morto, no? Giusto? Poi diciamo, ecco, si fa in costruzione, una domanda, non mi potevamo mettere lì i soldi, visto che sono differenti, no? Vabbè, non so perché, ma comunque no. Perché su Recco non aveva messo una quota di denaro che era di più per raggiungere un risultato e tutto il resto era coperto da una lista. Quindi adesso come facciamo a dire che non è più coperto da una lista? Sì, c'è una parola inglese che si chiama swap. Sì, lo so, però in quel caso non è così semplice. Comunque non è così. Perché noi abbiamo dovuto dimostrare che quella quota, quel delta che abbiamo finanziato era che era necessario per lei l'ha già posto, lo stiamo pagando, è chiaro che a questo punto salta l'operazione lavagna, dico bene? Allora, non salta l'operazione colmata ad oggi, sto lavorando per vedere. Sì, ma dico, se lì siamo ancora scelta del sito, non siamo ancora al punto che sia saltato, nel senso che stiamo ancora dialogando. Mi pare che le condizioni politiche di scenario siano complicatissime, quindi sto lavorando per una soluzione a Lavagna che tenga conto anche del fatto che ci siano diversi motivi. Lavagna è inimmaginabile che pensiamo ai soldi FAS di questo mandato, di questo settennio, giusto? È inimmaginabile, no? Non lo so. Ma se devi fare il contratto per l'appalto entro un anno, ci possiamo anche, se troviamo una soluzione tecnica, ci possiamo anche mettere tutto all'impegno di questo mondo e arrivare a un punto abbastanza. Sì, ma dico, se dovessimo destinare una quota di fondi FAS 7-13, e questa era la programmazione, sulla depurazione mi pare che possiamo restringere il campo a parte l'Evanto, che c'è già a Imperia, Borghetto e forse la parte. Giusto? Sì. Lo so. Perché mentre sulla mano non abbiamo ancora. E quindi bisogna chiamarsi i soggetti, dice sempre che nella ipotesi che facciamo noi ci siamo sempre consistenti. Comunque, un tema è depurazione, un tema è zen, invece che vada a finire in un certo modo, anche perché poi comunque c'è un tempo da fare, iniziamo a dire, no? Perché mentre in due anni poi un tubo lo puoi mettere, non credo che in due anni farà un tubo da 150 metri. Poi depurazione se lo possiamo mettere. Allora, delle cose grosse mi pare che allora, autobus sicuro, organizzare sicuramente noi in questa programmazione, è un po' in depurazione possibile, giusto? E poi dovete vedere, ma c'è la lingua più minuto, insomma, no? Ci sono anche tra quelli stampati, ma non dico la proposta, muori, poi c'è con Roma, un po' di infrastrutture, anche lui tu martedì ce la dai, più o meno, ma viaggio della Cina va comprato? Quindi martedì abbiamo un elenco che c'è scritto, questa è la colonna degli impegnati, questo è il trascinamento dell'impegno che è un matematico, a questo punto sapremo se siamo già a Sticello o non ci siamo ancora, questo mi sembra sostanziale, no?
perché se ci siamo già abbiamo finito, a meno che non disimpegniamo. Più complicato sarà capire chi è o meno ancora in campo. Ma questo sarebbe l'oggetto di quella riunione che ha programmato l'uscita del mondo. Va bene. Ci sono altre cose o possiamo prenderci mezz'ora lì? Allora, conferenza. C'è un po' il tema della provincia di Genova. Scusa, prima di fare questo, volevo vedere un attimo chi deve essere la conferenza stampa. No, Bonanni per l'eterologa, Paita per la volta, Politano... Anche Cascina, perché il soldi c'è anche per lui. Per la? Per il ponte per la volta. Allora, Cascina... Ma tu hai famiglia, appunto. Scuoce Parano, Politano, Sensi, Cosini, Nido, Mauro, Cuscini, c'è Cuscinelli, viene Politano e allora Bonanni. Vai. Non so se riesco ad arrivare, perché se riesco a dare la mia ascolto un attimo. È scoppiato l'altro ieri la questione dei precari della provincia di Genova, su cui i dirigenti della provincia hanno qualche perplessità sul rinnovo dei contratti. Sono 7 persone, uno il 12 di settembre scade. E, ieri sera nella festa che si parlava dei CPI c'è stata ovviamente una discussione un po' complicata su questa materia, e, complicata nel senso che è complessa, non abbiamo risposto. Il sindacato ci dovrebbe aver chiesto stamattina un incontro, io ho detto che noi ci dovevamo di fare tutto prima del 12 perché noi avevamo la lettera si riferiva ai CPI, questi sono formazioni e questi sono contratti a tempo determinato che rientrano la lettera riguardava la parte di servizio. Io ho ridetto che noi avevamo messo a disposizione risorse per il tema è che questi superano i 3 anni, c'è una sentenza, quindi come dire la linearità si è bloccata su altre questioni. Il sindacato ci ha chiesto una presenza tempestiva, io ho detto che tra oggi, lunedì, insomma, cerchiamo di bloccare, di capire come eventualmente affrontare. Ora, la data io non l'ho indicata per capire voi quando potete. Iniziamo a avere le prime persone che rischiano di rimanere stipulate da tutto. Il consiglio si riunisce il 9, si riunisce il consiglio tutti i martedì di settembre e si vota il 30 e l'1. Il 30 dovrebbe essere mattina, l'1 tutto il giorno di ottobre, poi vedremo se fa anche il 30 pomeriggio. Ad eccezione della norma che riguarda un corso del TAR sulla caccia, materia del Presidente, su cui è probabile che invece si vada a recepire quello che dice il TAR il 16 di settembre. Se lo potessimo fare martedì invece prima del Consiglio, no, io magari dormo a Genova. Questa volta da un giorno. E non posso io, perché... 31 c'è il Consiglio, 31 e tutti i martedì. So, le 9. 9 e mezza. Va bene. 9 e mezza. 9 e mezza. 9 e mezza è il consiglio già. Ok. Siamo tu? Sì. Siamo tu? Ok. Non sarebbe male riuscire a fare magari martedì tutto il giorno poi mercoledì comprovi no? Io spero le commissioni da Roma manca sempre cosa? Parli un po' a boffa io non so ancora non dico per me ma dico in generale magari lasciare il martedì pomeriggio vuoto e poi andare a mercoledì col consiglio che poi mercoledì ma scusate, martedì si vuota e mercoledì si sono altre tre sono avanti martedì, poi qualcuno di noi martedì manca sempre. No, non è
non so, devo dire. Va bene, ci sono altre cose? Ci vediamo allora, ci vediamo in Gabriele.